tempo fa, non si sa esattamente in che momento, però i fisici ci dicono 3,5, 3,7 miliardi di anni fa. Beh, è successo quello che loro chiamano il Big Bang. Ecco, c'è stato un momento in cui una esplosione immensa di energia, e da quel momento c'è un aspetto che incominciamo a conoscere abbastanza bene, incominciano a formarsi degli atomi. E qui la storia ci dice che, vabbè, si formano degli atomi di elio, poi due di elio si mettono insieme e si forma l'idrogeno, l'elio più l'idrogeno attacchiamo carbonio, ossigeno, tutti gli elementi che conosciamo sull'universo intero, sul pianeta Terra. Ora, qui c'è un aspetto sul quale mi piacerebbe che prestaste un attimo un'attenzione particolare, e cioè pensare come queste molecole bellissime, con queste forme stupende, iniziano a mettersi insieme perché si trovano in una sorta di grande lago, di grande mare, e quindi diluite, disperse. Ebbene, riescono ad avvicinarsi, ad avere delle interazioni tra di loro e a formare queste molecole bellissime che chiamiamo acidi nucleici. Ecco, questo è un aspetto, secondo me, molto bello e carico di spiritualità. Perché se ci pensate, noi abbiamo queste molecole, ma sono diluite. E come riescono a mettersi insieme e avvicinarsi? Perché aumenta la concentrazione all'interno di piccoli spazi, di piccole celle, che sono tipo quelle quando siete al mare e raccogliete una pietra pomice. Ecco, immaginate che ci fosse della polvere di stelle di quel tipo, e queste molecole riescono ad aumentare la loro concentrazione, ad avvicinarsi. Quindi noi dobbiamo pensare che queste sono le molecole che sono alla base di tutto il sistema vivente sul pianeta Terra, e questa magnifica doppia elica che vediamo anche, pensate quante volte l'avete vista magari andando, vedendo delle cattedrali, e qui è bellissimo il fatto che l'arte, queste cose bellissime, sono sempre in grado di precedere la scienza, lo dice uno scienziato, quindi dovete credermi, guardate che meraviglia, o addirittura all'interno di musei. Ecco, queste sono di fatto quello che noi chiamiamo Lucca. Ci sarà sicuramente un qualche Lucca tra di voi che potrà d'ora in poi fregiarsi spiegando cosa significa il proprio nome. L'acronimo Lucca significa Last Universal Common Ancestor, l'ultimo progenitore comune che abbiamo avuto tutti noi. Quindi capite perché vi ho chiesto un attimo di attenzione particolare. C'è una spiritualità in questa affermazione incredibile, immensa, e che ci dà degli elementi bellissimi per il nostro vivere insieme. Ci dice che tutti, fondamentalmente, dal lievito all'uomo, e partecipiamo di questa stessa struttura, sono sempre gli acidi nucleici, quindi fanno parte del nostro essere in una unica comunità. Questo è un aspetto veramente bellissimo, secondo me, e carico di significati.